Ciao a tutti, benvenuti o bentrovati sul mio canale, io sono Francesca. In questo video parleremo di prodotti che sono usciti di recente o in generale di prodotti che io vorrei acquistare, quindi insomma diciamo la mia wish list di quest'anno. Tra l'altro l'anno scorso più o meno nello stesso periodo avevo fatto proprio un video dedicato alla mia wish list e niente, ne parleremo un pochettino insieme e chissà, magari più avanti scopriremo se effettivamente avrò comprato questi prodotti. Intanto voi accompagnatemi in questa conversazione, in questo confronto, ditemi ovviamente poi la vostra nei commenti qui sotto. Intanto vi chiedo di supportarmi iscrivendovi al mio canale, attivando la campanellina delle notifiche, in questo modo non perderete mai ogni mio nuovo video. E perché no, se vi va, seguitemi anche sul mio profilo di Instagram, eccolo qui, sul quale carico reel, foto di prodotti e anche foto recensioni. Benissimo, ovviamente prima di cominciare, sigla! Allora, in realtà non mi sono preparata una lista, più o meno i prodotti che mi piacciono ce li ho in testa e direi di partire con quello che è la skincare. Un prodotto, ma anzi prodotti in generale che vorrei comprare sono i prodotti skincare di Etheria Cosmesi. È praticamente, ma sicuramente lo conoscerete, un brand famosissimo che crea prodotti di cosmesi, di skincare tutti naturali. Insomma, più o meno in molti ne stanno parlando. La Giulia Mapelli, la Melissa Tani, anche Liquors Beauty mi sembra. In molti ne parlano perché a quanto pare insomma i prodotti sono veramente validi. Uno che mi ispira tantissimo è la maschera che all'interno ha i pezzettini di oro, un po' bougie però ci piacciono anche queste cose qui, e oltre a quello mi piacerebbe provare proprio i prodotti, quelli più basici. Io utilizzo sempre un gel detergente per pelli impure e anche una crema per pelli impure, quindi mi piacerebbe sicuramente prendere il gel detergente, la crema viso e eventualmente anche appunto questa maschera che dovrebbe essere molto idratante, nutriente. Che dire, i loro prodotti mi ispirano sempre di più. All'inizio no, devo dire che li trovavo un po' troppo, però adesso a furia di vederli sì, mi ispirano. Andando avanti con la skincare, altri prodotti che vorrei assolutamente provare sono quelli di E-Cutie. Come sapete, se non lo sapete, ve lo dico ora e nel caso vi lascio il video qui in alto, ho realizzato un video dove provavo i prodotti struccanti di E-Cutie. Diciamo l'olio e la spuma, e mi sono piaciuti tantissimo. Lolla in realtà era uscita anni fa con delle maschere viso e adesso di recente, più recentemente, è uscita con il siero, un siero che contiene sia acido ialuronico che niacinamide per le impurità del viso, quindi il fatto che combini entrambe le cose mi piace tantissimo. Quello lo vorrei assolutamente prendere appena avrò finito il mio, penso che farò un ordine e penso che nell'ordine includerò anche le maschere, perché oltre a quella purificante, che è quella che in generale mi interessa un po' di più, mi ispira tantissimo quella idratante sia per il viso che per gli occhi, ma anche quella notturna senza risciacquo, perché io non ho mai provato delle maschere del genere, quindi quelle assolutamente le devo prendere. Fatemi sapere chiaramente se voi le avete provate e cosa ne pensate. Mi ispirano molto perché appunto i prodotti struccanti li ho trovati fantastici e continuo a trovarli fantastici, li uso e li amo, penso che quando saranno finiti li riacquisterò. Andiamo avanti con la cura per il corpo. Un altro prodotto che mi ispira è la crema corpo che è uscita qualche giorno fa, per voi sarà qualche settimana fa, di Mulac, che praticamente dovrebbe andare a rassodare, rendere un po' più tonica la pelle, e all'interno, se non sbaglio, dovrebbe avere anche delle perlescenze, quindi rendere la pelle molto luminosa. In realtà in questi giorni c'è una promo, ma penso che non la sfrutterò, aspetterò, perché in realtà di creme per il corpo ne ho tante, ma quella mi ispira tantissimo. E loro avevano creato anche l'olio per il corpo e anche quello, un olio secco, non è affatto male, quindi ci potrebbe stare anche la combinata olio secco più la crema. Però appunto per queste cose penso che aspetterò, perché non ho un'urgenza, in realtà per nulla di queste cose ho un'urgenza.
Però insomma, vedremo, vedremo. Intanto vi dico le cose che sto puntando e voi magari mi dite la vostra. Mi fate sapere a che cosa dovrei dare la precedenza. Poi sono usciti i nuovi prodotti di Charlotte Tilbury, rossetti con tutti i diamantini incastonati, li avrete visti di sicuro, e le palette viso. Ah, e anche i prodotti labbra e guance, un po' come quello di Benefit, diciamo. E mi ispirano tantissimo. Allora, i rossetti, l'unica colorazione che mi poteva piacere, ma che volevo in versione opaca, è in realtà cremosa, quindi penso che quelli assolutamente no. Mi ispirano tantissimo le palette viso, ma ragazzi, cioè 70 euro. Sono in realtà palette viso più ombretti, tre ombretti e i prodotti per appunto la base. Però 70 euro, non lo so, non lo so. Ci ragioneremo su e cioè ci ragionerò su, però mi sembra davvero una fucilata. E anche le tinte, sì, carine, mi ispirano, le colorazioni sono molto belle. Non ho guardato i prezzi, ma di sicuro economici non sono. E a quel punto lì, boh, se uno è così tanto interessato, magari si prende quello di Benefit che costa meno. Peccato, peccato perché mi ispiravano tanto, poi vedi il prezzo e dici, non lo so, forse no, forse no. Poi vediamo cos'altro è che mi ispira. È uscita la nuova palette di Natasha Denona, la Zendo, che era ispirata a una loro palettina che già esisteva, una di quelle mini. E la trovo carina, però non lo so, non la trovo spettacolare. In realtà mi ha ispirato, ma allo stesso tempo, guardando bene le colorazioni, non mi ha fatto urlare al oddio, la devo avere. Quindi, in realtà, ragionando su questa cosa, ho detto ok, mi piace l'idea di avere una palette di Natasha, ma quella non mi ispira. Quindi, forse potrei eventualmente ragionare sull'acquisto di una palette di Natasha, ma di quelle precedenti, di quelle vecchie, vedere se magari c'è qualcosa di particolare. Perché secondo me, comprando una palette così costosa, sì, devi avere delle tonalità che comunque puoi sfruttare, diciamo, su base quotidiana più o meno, in questo modo vai a dare un significato, un senso vero e proprio al prezzo alto, ma allo stesso tempo sarebbe anche bello avere all'interno di queste palette colorazioni che magari uno non ha già, per renderla effettivamente molto particolare. È anche vero che è proprio la qualità, la formula degli ombretti che già di per sé rende le palette di Natasha molto particolari, però ci sono tonalità rosate che magari ho già, c'è un oro e ho parecchi ori, quindi basta. Il blu non lo uso poi più di tanto perché avendo gli occhi azzurri non mi piace tanto, preferisco magari andare a contrastare il colore del mio occhio piuttosto che non accompagnarlo con tonalità molto simili. Quindi stavo in realtà ragionando su una palette di Natasha che appunto fosse un po' particolare. Adesso magari le studierò, fatemi sapere secondo voi quale palette potrei acquistare appunto di Natasha, qualcosa di particolare. Continuando con il make-up, cose che vorrei provare sono la penna per le sopracciglia di NYX, perché so che anche Essence ne ha fatta una, altri marchi ne hanno, insomma, ne hanno realizzate alcune, però quella di NYX a quanto pare sembra davvero favolosa, cioè chi la usa dice che fra tutte comunque è la migliore, quindi quella con la pennina, con le setole proprio, la vorrei provare. E sempre di NYX mi piacerebbe provare anche le tinte labbra che sono uscite di recente, tipo quell'effetto mousse, o anche le matite per le labbra, cioè i matitoni, diciamo, e i rossetti a matitone. Solo che puntualmente quando io vado nel mio negozio Pinalli, che c'è nella mia città, non le trovo mai. Cioè, non esistono, c'è uno stand molto piccolo dove non c'è quasi niente, però appunto ci dovrei tornare per vedere se magari sia i matitoni che le tinte labbra sono uscite, ma anche per vedere se c'è la penna per le sopracciglia, perché come sapete io in realtà non le coloro, le fisso e basta, però anche in questo caso che magari ad esempio è un trucco abbastanza presente, magari fare giusto qualche peletto per rendere le sopracciglia più evidenti non sarebbe una brutta idea, potrei insomma valutare la cosa. E niente, per il momento questi sono i prodotti che sto adocchiando. Devo dire che non è uscito nulla che mi abbia effettivamente rubato il cuore, che mi abbia fatto dire oddio, lo devo avere assolutamente. Aspettiamo, magari in questi giorni uscirà qualcosa di un pochettino più interessante, ma nel frattempo appunto queste sono le cose che ho inserito nella mia lista mentale di prodotti
Non l'ho scritto, sono tutti qua. Fatemi sapere se invece è uscito qualcosa che dovrei aggiungere appunto a questa mia lista, che magari mi sono persa, ma che vale assolutamente la pena di dare un'occhiata, di eventualmente acquistare. Aspetto di sapere la vostra wishlist, scrivetemi i vostri prodotti che state accumulando e che prima o poi comprerete. Li aspetto nei commenti qua sotto, mi raccomando. Io intanto spero di avervi tenuto compagnia con questo mini video di chiacchiere, spero che in un qualche modo vi sia stato utile, comunque sì, che vi abbia intrattenuto. Io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!